Elisabetta Villaggio ha portato qui al B-Fest il documentario Mostruosamente Villaggio su suo padre Paolo. Che emozione è stato vedere il film, il documentario sul palco del Teatro Petruzzelli? Beh, è stato emozionante, io l'avevo ovviamente già visto più volte, è stato emozionante vederlo con il pubblico in sala sullo schermo grande, perché le reazioni del pubblico sono fondamentali, perché non è detto che corrispondano alla mia emozione. Invece anche l'applauso finale, insomma, è stato molto partecipativo, quindi è stato bello. Senta, una domanda. Prima si parla, abbiamo visto il documentario, no? Abbiamo visto lei anche, diciamo, il rapporto che aveva con suo padre. Si è parlato di Gassman, di Tognazzi, che hanno portato i loro figli sul set. Una cosa che non si vede nel documentario è, ma suo padre la portava sul set? Ma io qualche volta sono andata così a vedere, ho fatto qualche comparsata. E poi ho fatto una mini scenetta, che è quella della Coppa Cobram, quando Filini va fuori strada con la bicicletta e approda sul tavolo della sposa. La sposa sono io. Bellissima immagine. Senta, per quanto invece riguarda i personaggi con cui avete appunto interpellato per il documentario, qual è il ricordo più bello? A chi magari Paolo era più legato, se ce n'è qualcuno? Ma le persone che abbiamo intervistato erano tutte legate o loro direttamente in quanto da vera amicizia, oppure legate perché erano compagni o figli di suoi grandi amici. Quindi c'era, infatti non sono i soliti noti a essere intervistati, ma sono tutte persone che avevano un rapporto molto diretto e molto stretto con lui, direttamente o indirettamente. Ultima domanda, c'è per caso un aneddoto o un momento un po' più particolare, qualcosa che ricorda della fase di preparazione del documentario, quindi del momento di raccolta appunto di tutte le informazioni, delle registrazioni? Ma dunque, è cominciato più o meno un anno fa, che io avevo questo materiale, ho contattato una persona che poi mi ha fatto conoscere questa Didi Gnocchi, la produttrice. Didi è di Milano, la casa di produzione di Milano. Un giorno ha detto: guarda, io sono a Roma, passo da te, voleva vedere questo materiale che avevo io, è venuta a casa mia nel computer, l'ha visto, dopodiché gli ha detto sì, mi interessa. E a quel punto, da settembre scorso, sono andata io più volte a Milano, abbiamo fatto prima delle riunioni di redazione per decidere chi intervistare, in che modo svilupparlo. Poi io ho fatto la primissima intervista e anche l'ultima, perché poi c'era stato un problema tecnico per cui ho dovuto rifare l'ultima, quindi ho cominciato e ho finito. Le interviste sono state fatte tra Roma, Milano, Fiesole, Firenze, Paolo Fresco, Luca Bizzarri, la voce narrante a Genova, quindi sono state in questi posti qua. Ok, va bene, grazie mille, in bocca al lupo al documentario. Grazie.